Ehi, ben ritrovati da Andrea Incrementoni in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, sarà un video spacchettamenti. Non ne faccio molti sul canale, ne ho fatti diversi 3-4 anni fa e oggi però voglio portare un nuovo spacchettamento di Fiamme Oscure. Perché? Perché dopo la delusione di non aver trovato Charizard in Destino Sfuggente, di cui non ho fatto lo spacchettamento sul canale, ho deciso di riprovarci con ben 100 booster pack di Fiamme Oscure. E se non lo trovo in 100 booster pack, io non gioco più a Pokémon. Non compro più le carte, che è meglio. Quindi, cominciamo subitissimo. Ho i miei belli 49 pacchetti. Iniziamo col primo. Speriamo non siano troppo difficili da aprire. Per i primi facciamo il trick delle carte, ma poi dopo iniziamo ad andare un pochino più spediti, perché se no. Iniziamo con Hippopotas, Larvesta, Spinarak, Squobat con le guanciotte sempre piene, Rowlet, Energia Fuoco, Toxapex, Parasect. Ah, carino però questo Parasect, forte. Energia Nascosta, Solrock e Swanna. Cavolo, nulla? Solo Solrock? Ok. Abbiamo Gotita, Faras, Marip, Ducklet. Ah, ok, Vikavolt V, perfetto. Questo dopo mettiamo a protezione. Energia calore, Ursaring, vecchio PC, Klink e Hydreigon. Ma ragazzi, è un po' strano perché ho fatto il trick delle carte ma non ha funzionato. Forse l'avevano messo in un punto strano? Boh, ma non fa nulla. Lo so che sto mettendo le carte qui ammucchiate a caso, ma non preoccupatevi perché le carte le tengo tutte belle riposte. Poi 1, 2, 3 e 4 e 1 e 2, ma certo. Mr. Mime di Galar, forte. Mi piace Mr. Mime di Galar, solo che è un po' troppo umanizzato. Vansage, Skarmory, oh, classica energia acqua, Trombetta Yell, Relicant, Solrock, Sentret. Ah, cari, ehi, attenzione, oh mio Dio! Ma è gold! Colossal gold! Ok, allora, un attimino. Sentret è uno dei Pokémon che sempre mi è piaciuto di più vedere in carta. Non so perché, ma le carte di Sentret mi piacciono tantissimo e questa non fa eccezione. Poi anche l'artwork è bello. Però, Colossal gold! Ragazzi, qua sculo Federic perché le ho prese da Federic Store, ma non faccio, non è che faccio sponsorizzazione, però sculo Federic ha messo la sua mano su questi blister e ha detto: vi benedico, andate e fate felice qualcuno. Boom! Ragazzi, tre pacchetti, un Vikavolt V e un Colossal Gold. Bah! Se questo non è sculo Federic, non lo so. Facciamo sculo Link allora. Non sono Federic, facciamo sculo Link. Allora, 1, 2, 3 e 4 e 1, 2. Ottimo. Poi ragazzi, andremo sempre un pochino più spediti. Ducklet, Klink. Oh mio Dio, bella! Cazzarola, aspetta, fammela vedere. Mi piace il tratto sottile. Molto carino. Grimer in genere è un Pokémon che a nessuno piace, ma quell'artwork era davvero bello. Comunque sia, questa espansione poi tra l'altro è tra le più belle che c'è in questo momento, distintivo turbo. Ecco, questo non è proprio male, però insomma. Ah, Aggron e Sarina. Sarina che è super thick, ma Aggron è molto molto carino. Poi ragazzi, io sono legato ad alcune carte Pokémon in particolare. Poi io sono legato ad alcune carte Pokémon in particolare e quindi quando le ritrovo poi in queste espansioni è proprio nostalgia a mille. Non ci posso fare nulla. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Non sento niente di strano, quindi non dovrebbe esserci nulla. Vanpur, Shelmet, un altro Squobat con le guanciotte piene da pizzicare, Diglett che si trova davanti alla sua statua gigante. Bello Tauros, mi piacciono il manto, i peli, tipo la criniera, è una criniera tipo, si può dire.
Non so come si chiamano quelle che hanno i bufali. Non sono criniere. Fletchinder, che è un altro Pokémon che ho portato dall'inizio alla fine nel let's play di Pokémon Sole. Di Pokémon X. No, Pokémon Y l'ho giocato io. Liepard e. Ok, questa qui di Sentivo Turbo è quella Holo. E. Liepard. Forte, perfetto. Poi un attimino metterò a posto bene le carte. Abbiamo Teddy Ursa quando mette a fuoco. Trapinch, che ho sempre chiamato Trampinch per 10 anni tipo. Golett, oddio, Golett sembra che abbia. Ah, il Dyna, sì. Che chiamano Dynamax nella nuova serie animata, ma ha ragione perché viene dal greco, quindi. Vabbè, ci sta, però. Sì, non suona bene, ma. Ragazzi, l'italiano si deve parlare bene. Slowbro di Galar-V! Questa è una di quelle carte che volevo assolutamente trovare. Oh, bene. Bene. Sono contento di averla trovata. Questa è una di quelle che volevo davvero trovare. Perfetto. Ottimo, tu vai qui un attimo, poi dopo facciamo il recappone, metto un attimino a posto. Lo so che potrei mettere a posto prima e non perdere tempo dopo, ma le carte scivolano e quindi andrebbero poi, si mischierebbero comunque in maniera strana, quindi mi toccherebbe sempre rimettere a posto alla fine. Tra l'altro, i booster pack di Fiamme Oscure venivano insieme a Fragore Ribelle e non Spada e Scudo, e non Spada e Scudo classico come credevano molti, perché ho letto, ah, ma danno anche Spada e Scudo classico. No, non è Spada e Scudo classico, è Fragore Ribelle. Quindi abbiamo Cabchu, Skarmory, e da lì ho sbustato diversa robina buona che non ho trovato nella la prima volta che ho comprato i booster pack di Fragore Ribelle, perché ho comprato un box, non costava neanche tanto alla fine se ci pensiamo rispetto agli altri booster box. Itran, ah, bella questa. Non mi ricordo come si chiamano questo tipo di carte che hanno questa filigrana strana, ma sono molto piacevoli al tatto. Sono un pochino ruvide. Vabbè, questo è doppione e Itran. Bello. E ho trovato Cinderace V, che non avevo trovato l'altra volta, quindi topperoni. Che poi, tra l'altro, secondo me, allora, non è proprio una genialata mettere i blister da due bustine, però almeno ti compri con 4,90€ un Fragore Ribelle e un Fiamme Oscure, il che è buonissimo. Comunque abbiamo Dunsparce, Lord Dunsparce. No, Dunsparce è Dio, mentre Lord è Helix, ma meme di 30-40 anni fa riguardo Pokémon che neanche esisteva. Soldro, Cavicoltore, carino! Forte, ok. Dedenne, Purloin e Axelgor. Ma scusatemi, la carta... Ragazzi, ah, ecco, Purloin! Non la vedevo nel riflesso della camera del stello, ok. Abbiamo poi Skarmory come prima carta, facciamo un correct trick, poi ragazzi iniziamo perché già vedo che i minuti stanno aumentando, poi magari mando veloce qualcosina, senza tagliare ovviamente, perché sennò... Ah, Andre Link Bara, no, non è vero. Dedenne ancora, Dartrix, ok. Ah, Gotorita e Gradent, perfetto. Io ho giocato a TCG Pokémon oddio, quando è stato? Una decina di anni fa più o meno, ovviamente a livello amatoriale, insieme ai miei amici, che anche loro facevano i pazzi giocando con me, accettando di comprarsi delle carte pur di giocare. Vabbè, più che altro collezionavamo, poi sono io che li ho convinti a fare delle sfide. Ovviamente io avevo il deck acqua, nonostante io sia più propenso per il drago e il fuoco, anche se mi sembra che il drago lo vogliano togliere, se non ho capito male. C'è un tipo che vogliono togliere, forse proprio il drago. Non so se già l'hanno tolto, ma... Comunque, aspetta. Ah, ecco. Abbiamo Scowet, Dinglet, Tauros, Pansage, Wishiwashi, Energia Oscura, Dugtrio, Ariados, Vecchio PC, Poltigeist e... Oh, attenzione, Blaziken! Carino!
Bello. Molto molto carino. Mi piace. Ho visto già di gente che con due pacchetti ha trovato il mondo, tipo Charizard VMAX, tanto per cambiare. Beh, buon per loro, però io se non lo trovo con 100 pacchetti, davvero, è grave. Abbiamo Ariados, un altro Dug Trio, stavolta Holo, e Klinklang, bello. Praticamente lui è preso palesemente da un Digimon, ragazzi, mi duole dirlo, ma proprio palese. C'è un Digimon che è Klinklang. Raro. Mi è volato. Aspetta, c'è Lugia. Mi è volato Decidueye, Holo, però per fortuna non si è rovinato. Meno male. Non mi aspettavo di trovare Lugia in questo set. Vi starete chiedendo, ma perché Andrelink non fa vedere i codici per il gioco di carte online? Non perché li uso, ma perché li rivendo. E c'è un buon commercio dietro. Non lo nego, non bisogna neanche inviarli, potete mandare il codice online. Magari lo scannerizzate e gli fate una foto. Allora, qui niente di fatto. C'è un commercio, ovviamente non potete venderli a cifre strane, eh. Io in genere cerco di venderli singoli. Quando appunto sbusto, poi cerco di venderli singoli perché si guadagna leggermente di più vendendoli singoli e vengono smerciati anche meglio. Però c'è chi li vende a lotti interi, poi vabbè, li fate voi. Siete voi il vostro padrone. O i vostri genitori fino a 18 anni, poi dipende. Ma quanto sono simpatico. Poltikast e Talonflame. Ah, ok, Bertic, che tra l'altro era nella mia squadra di Spada e Scudo. E c'era chi lo ha definito una merda, ma ho gusti, disse il gatto leccandosi il posteriore. Talonflame, bene. Oh, ho sentito qualcosa di non troppo ruvido, ma neanche troppo liscio. Oh, bello l'arbitro. Shelmet, Nikit, Energia, Simisear, Rose Tower, Ursaring e Paras. Bene. E Copperajah. Ah, ecco cos'era, era Copperajah. Che sinceramente, ragazzi, è un Pokémon. Oddio, Copperajah di per sé no? Ma la sua versione Gigamax. Oh, ho sentito qualcosina, eh? Ma potrebbe essere come prima, che era leggermente ruvido. Però non lo so, ragazzi. Voglio arrivare subito. Voglio arrivare subito, godiamocela tutta. Poi magari non è nulla. Fumogeno. Passage. Oh, ok! Butterfree VMAX. Questa pure è una delle altre carte che volevo trovare. Ovviamente di tutto quanto il set io voglio Charizard VMAX. Però anche Butterfree VMAX non mi dispiace affatto. Non è molto diverso da Butterfree, però ha delle ali che sono fantastiche, così come le antenne. Ragazzi, bello, bello, bello. A me Butterfree piace tantissimo. L'ho amato da quando nell'anime Ash lo lascia andare perché era stregato dalla farfalla. Ed era giusto nel contesto perché Butterfree viene stregato da una farfalla. Rosa, tra l'altro, non era un preludio ai Pokémon Shiny come molti scrivono nei forum, o meglio, hanno scritto nei forum a suo tempo, ma perché poi Butterfree Shiny ha un'altra colorazione. Forse sapevano che c'erano i Pokémon Shiny Ah, Mew V. Mew V o V, come volete dirlo. Bello. Bello. Molto molto carino. Andiamo qui. Poi dopo a fine video facciamo il recappone.
Darkrai, ah, Battle Free V, ovviamente, però c'è anche Darkrai, che non lo sapevo neanche, e Battle Free V. Insomma, Battle Free ho il set completo. Devo solo trovare Caterpie e Metapod, e poi posso fare il deck insetto. O mazzo tematico, come si usa dire oggi. Vikavolt V. Bene, molto molto bene. Vikavolt, tra l'altro, è un altro Pokémon che mi sono portato su Sole e Luna da quando ero un piccolo Grabbin fino ad essere un Vikavolt che poi si evolve quasi a endgame. E no, non farò battute sul film della Marvel. Vedete anche come in molti pacchetti non si trovi nulla. Purtroppo è così. Io quando ero piccolo compravo tipo un pacchetto a settimana e spesso e volentieri non trovavo nulla. L'unica cosa davvero rara è stato il Blastoise, che poi carte buttate e ciao. Buttate perché non ricordavo di averle messe da qualche parte e poi sono andate buttate insieme a tante altre cose. Chissà dove stavano. Non l'ho mai ricordato. Invece le carte di Yu-Gi-Oh! Ne avevo tipo 300 più o meno, le avevo contate dentro una busta. Mia madre, la furbona, perché dopo dice uno, cioè, cosa deve pensare dei genitori, mi disse: ah, l'ho buttate. Ok, io disperato. 2 mesi più tardi: ah no, l'ho trovate, stavano dentro l'armadio. Me le aveva nascoste in realtà. Allora io: scusa, perché hai detto che le buttate? È estate. Non è che io posso andare a scuola d'estate per alzare i miei voti. Erano le medie. Capisci che non, la scuola d'estate non c'è, quindi perché farmi questo brutto scherzo? Scherzo. Questa infamata. Poi comunque sia, uno cresce, trova il lavoro, trova altre cose e i genitori rompono un po' di meno le palle. Comunque. Comunque, qua Charizard neanche l'ombra. Ah, Scizor V, aiuto, mo si casca, poverino. Tanto è d'acciaio, non si ammacca. Bello. Tra l'altro stavo proprio pensando a Scizor V su Pokémon Rosso Fuoco in questi giorni, perché tu puoi vincere Scyther alla Casino Rocket e poi puoi farlo evolvere al posto di Onix con Metal Coperta, che si prende su Quintisola, se non sbaglio. O Sestisola, insomma, una di quelle isole lì. Perché c'è un punto dove tu vai a parlare con uno che sta davanti a una roccia e dice: ah, sai che i Pokémon si possono evolvere? E ta, Metal Coperta. Aumenta la potenza delle tecniche acciaio. No, fai evolvere i Pokémon quando li scambi. Gioco infame. Dice le bugie. Cioè, non è bugia, però... con tutti i bug che c'erano all'epoca, dubito che aumentasse la forza del tipo acciaio. Comunque.
Report posteriorà una rip. Oi! Oi! Salamence VMAX. Bello. Bello davvero. Bello, bello davvero. Ah. Bene, bene, bene. Tu te ne vai qui. Ma dai, due Talonflame, dai! Dai, però, così non si fa, ragazzi, eh. Non si fa, non va bene affatto. Ah, manca poco per questo prime. 49 busti, per questo prime, vabbè, sì, avete capito, no? Allora, 1, 2, 3 e 4, vabbè, ho mischiato qua un pochino, ma non fa nulla. Se c'è, c'è, se non c'è, non c'è. È inutile. Ma queste ultime le apro così come sono, senza fare il trick, perché sennò davvero non finiamo più. Andiamo subito alla fine, ragazzi. Vediamo un po'. Ah, nulla di fatto anche qui, tranne Toxel. Ok, va bene. Andiamo qui, veloce, veloce. Nulla di fatto, va bene, insomma. Oh, Crobat V! Bene! Bene, un'altra carta V. Ottimo, mi piace. Mi piace, bene. Un po' facciamo anche... Ultimo pacchetto, mamma mia. Di certo non mi aspetto di trovarlo qui, ma... Negli altri 50... ragazzi, io ci spero, Boh, voglio dire. Ok. Ah, Suicune. Bene. Perfetto. Suicune. Crobat. Salamence VMAX. Scizor. Vikavolt. Slowbro di Galar. Butterfree. Mew. Butterfree VMAX. Slowbro di Galar un'altra volta. E Colossal Gold e Vikavolt. Un altro artwork. Ma, ragazzi, Colossal Gold. Cioè, questa prima parte di Fiamme Oscure termina qui. Caricherò presto, credo, anche la seconda parte. E se non trovo neanche lì Charizard VMAX. E niente, non l'ho trovato. Perché non l'ho trovato. Insomma, 100 pacchetti sono un bel po' di soldini, se vi fate i conti. Comunque, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!